L'esistenza di Pavarolo è testimoniata per la prima volta in un diploma dell'imperatore Enrico III del 1047 relativo ai possedimenti dei canonici torinesi di San Salvatore. Federico Barbarossa nel 1164 la assegnò ai marchesi del Monferrato, ma la vicinanza al comune di Chieri era tale da garantire ottimi rapporti con il comune principale, al punto che nel 1235 riconobbe come suoi cittadini i signori del borgo. Passata con Chieri nel 1347 ai Savoia Acaia, Pavarolo subì l'occupazione delle soldataglie di Facino Cane, al soldo dei marchesi di Monferrato, e nel 1400 i chieresi la liberarono per giungere nel 1411 ad un trattato di pace definitivo. Elemento di spicco del borgo è il castello originariamente costruito nel secolo XIV, ma modificato successivamente, con il passaggio da un'architettura difensiva ad una residenziale. La prima destinazione ancora visibile in alcuni aspetti, come la tronca torretta pensile angolare e nelle finestre a profilo gotico tamponate. Altro elemento significativo dell'architettura di Pavarolo è la torre porta, di origini medievali, ma completamente rifatta e destinata a torre dell'orologio nel secolo XVIII. Vicino alla torre sorge la parrocchiale di Santa Maria dell'Olmo, edificio a tre navate, posto probabilmente sul sito della più antica chiesa dedicata a San Secondo. Altri edifici religiosi di rilievo sono la cappella di San Defendente del secolo XVII, quella di San Grato e la cappella di San Sebastiano.